La sala convegni del Museo Diocesano e capitolare di Terni ha ospitato il congresso medico intitolato Approccio multidisciplinare alle patologie degenerative ed oncologiche della colonna vertebrale, un appuntamento piuttosto importante per gli addetti ai lavori considerando la complessità della materia. L'evento ha permesso anche di riflettere sulla frequente attività chirurgica all'interno dei reparti di neurochirurgia. In un territorio come quello umbro, la stessa attività chirurgica appare in linea con la media nazionale. Interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche vertebrali ormai superano abbondantemente il 50% rispetto a tutte le patologie neurochirurgiche. Di queste sicuramente le più importanti sono le patologie degenerative che coprono oltre l'80% delle patologie trattate in ambito neurochirurgico, seguite poi percentualmente dalle patologie oncologiche, quindi dalle localizzazioni vertebrali di tumorali e dalle patologie traumatiche. Molto più rare sono viceversa le patologie malformative congenite. Il nostro reparto eroga circa 3.000 prestazioni ambulatoriali l'anno, di queste oltre il 90% riguardano patologie vertebrali, ma di queste soltanto una piccola percentuale andranno ad essere sottoposte all'intervento chirurgico. Nel nostro reparto, che esegue circa 900 interventi l'anno, oltre 500 sono quelli dedicati a patologie vertebrali e di questi 400 sono quelli dedicati a patologie degenerative. Circa 30 i relatori chiamati a prendere la parola nel corso del convegno durato ben 2 giorni. Un gran numero di specialisti arrivati da varie parti d'Italia pronti a confrontarsi sull'importanza di un approccio multidisciplinare per il trattamento delle patologie dell'arachide con un occhio di riguardo per l'impiego delle nuove tecnologie.